Non l'avevo mai vista così da vicino, queste dune rosse. Fanno paura, eh? Pure mia figlia c'ha un tumore al sangue, c'ha la leucemia. Ma non sarà sto posto. Ci fa male ai figli nostri. Ma che dici? Ma allora tu sei matto, te? Arsala, ci ho lasciato il cuore io in quell'acciaieria. Ma dimmi poi che sei io, se non venivo io qua. Ma che li salvava sto branco di stracciaculi? Io ci ho provato a rifarmi la vita, Nana. Avevo sempre solo in mente te. Solo te. Io non sono Sergio, lo sai. Qui ci sono tutti i miei studi, tutte le diagnosi dei miei pazienti. E quel vento rosso maledetto non è altro che una polvere di ferro ricca di diossina che arriva dritta dritta nelle case delle persone, nei loro polmoni. Ma ti rendi conto, Nana? Tu mi stai chiedendo di rinunciare al mio lavoro. Ma un uomo senza lavoro, ma che cos'è? Sono una madre di una bambina malata. Ma io non starò zitta. Io voglio incontrare tutte queste mamme. Io ci voglio parlare. Voglio urlare insieme a loro. Lo sentite? Il vento rosso ci sfida pure oggi. Guarda che io t'ammazzo! Thank you.